Benvenuti al nostro Star Party in Panarotta, grazie a Officina Stellare e a Prima Luce Lab che hanno partecipato e hanno dato il loro contributo anche quest'anno. Filippo. Siamo venuti a portare un po' di strumenti e introduciamo innanzitutto, abbiamo degli strumenti completi. Qui abbiamo l'Officina Stellare Veloce RH200 sulla Celestron CGX, tutto comandato da Eagle Core. E qui abbiamo la M0 con l'AeriApo 65F, sempre comandato con Eagle Core. La Avalon M0 è la montatura costruita da Avalon Instruments in Italia e è una montatura che è progettata per chi cerca un prodotto veramente trasportabile, tant'è vero che qua siamo venuti, hanno le due borsettine piccoline e mettete dentro tutta la strumentazione. Quello che vedete di particolare di questa montatura, che ha questa forma diversa rispetto alle classiche montature equatoriali, è che manca il contrappeso, ossia c'è anche la possibilità di aggiungere un piccolo contrappeso qui in ascensione retta nel caso in cui abbiamo bisogno di controbilanciare di più il peso, ma è progettata in modo da togliere elementi essenzialmente, quindi migliorarne la facilità d'uso. In più, questa montatura non ha la tipica movimentazione con la corona dentata e la vite senza fine. Ha un sistema molto particolare per la trasmissione dei moti che viene chiamato poi fast reverse. Praticamente l'effetto è quello di annullare completamente il backlash, che è il tipico problema di tutti o quasi tutte le montature che utilizziamo in astrofotografia. Quindi, quando noi andiamo a collegarci un telescopio di guida, anche piccolo, in parallelo, noi abbiamo la certezza che tutto il nostro sistema di guida va a lavorare perfettamente, anche nei lunghi tempi di posa, e quindi dal punto di vista della fotografia è quello di cui abbiamo bisogno. L'Officina Stellare Veloce, che è caratterizzato da essere un sistema F3, un astrografo F3, quindi fantastico per l'astrofotografia lunga posa, e Riccardo ve lo introduce. Questo strumento è uno schema ottico progettato dal nostro Massimo Riccardi, il nostro designer ottico, derivato dal sistema Onders, che è comparso nella seconda metà degli anni 60 negli Stati Uniti. Quindi questo schema ottico si chiama Riccardi Onders. La lunghezza dello strumento in sé è solamente questa. Questa parte è occupata dal paraluce. Lui è particolare perché è uno strumento F3 nativo con un campo spianato e non vignettato che copre i 42 mm, quindi full frame, ma che può essere usato anche con camere di CCD con un sensore da 52 mm, quindi come il CAF 16803, a patto di avere una leggerissima vignettatura ai bordi, però comunque molto minore rispetto alla vignettatura indotta da riduttori su altri schemi ottici. Adesso a breve avremo un riduttore dedicato per questo strumento che lo porterà a f2.4, quindi ancora più veloce e con un campo corretto sempre per il full frame. Poi, sul punto di fuoco abbiamo un correttore doppietto con lenti con vetri molto ben corretti, e qui abbiamo il nostro FF72, che è il nostro focalizzatore. Questo sistema in particolare ha il tip tilt, quindi la possibilità di regolare l'inclinazione del sensore sull'asse ottico per avere stelle puntiformi da angolo ad angolo, che si regola solo tramite due viti, queste qua, perché qua abbiamo un pivot e qua un perno di bloccaggio. Ma qual è il vantaggio di avere uno strumento di questo genere rispetto a un piccolo rifrattore apocromatico? Semplicemente che 200 mm guadagnano tanta più luce rispetto a uno strumento piccolo, e se noi facciamo con la stessa camera lo stesso numero di pose di durata alla stessa sensibilità sullo stesso oggetto, qui tiriamo fuori una foto della Madonna, con un piccolo apo dobbiamo fare almeno 3 volte le stesse pose. Perfetto. Questa è la sostanza, quindi andiamo a massimizzare il nostro tempo di osservazione. Volevo farvi vedere invece poi l'effetto del setup, nel senso abbiamo parlato dei dettagli, delle cose più belle tecnologicamente avanzate che abbiamo portato qua. Però voi vedete che noi abbiamo portato due setup che sono completamente diversi, ma che hanno una cosa in comune: sono progettati per fare astrofotografia, ovviamente, e in particolare con le reflex. La differenza rispetto al classico telescopio astrofotografico che utilizza sistemi di computer esterno e cose varie è che qui assolutamente non abbiamo
un... non, vedete che non abbiamo tavolino, non abbiamo sedie, perché non abbiamo il computer, perché è tutto integrato direttamente nel sistema. Come faccio io a comandare lo strumento? Essenzialmente tramite l'Eagle Core io vado a controllare la reflex, vado a effettuare l'autoguida e in più posso comandare la montatura. Quindi essenzialmente posso spostare lo strumento dove voglio, tutto comandato attraverso per esempio un'app come questa. Questa è l'app Sky Safari, che in verità va a essere interfacciata al mio Eagle Core e quindi al controllo della montatura. Quindi io in questo momento posso dire: benissimo, il mio telescopio è posizionato lì e voglio andare a puntare la stella Vega, vai sulla stella Vega. Quindi come farlo come dalla pulsantiera, però avendo un'interfaccia grafica, quindi avendo una sorta di, avendo proprio un planetario, ok? Poi io semplicemente cambio l'app e vado nell'app che mi gestisce, che è quella di Eagle Core, che essenzialmente mi gestisce sia la reflex che la guida. Quindi in verità io posso dire: benissimo, seleziono la stella di guida, selezionata la stella di guida gli dico di guidare, poi passo nel tab di acquisizione, gli vado a dire quante pose registrare, faccio una sequenza di 20 pose da 10 minuti e salvate a 800 ISO. E in automatico io posso chiudere il mio setup, il mio iPad in questo caso, ma può essere uno smartphone o qualsiasi device, e in automatico tutta la macchina va a effettuare la ripresa. Questo serve praticamente a rendere l'astrofotografia del profondo cielo, quindi quella a lunga posa, più semplice possibile. E la differenza è che qui non avete bisogno di installare driver, non avete bisogno di installare software, non avete bisogno assolutamente di niente, perché il sistema è già un sistema perfettamente funzionante e che vi permette di fare la fotografia da subito.